Buonasera a tutti i partecipanti. Io sono Leonardo Berlen, responsabile della redazione di QualEnergia.it, che è una testata online che si occupa di mercati energetici, in particolare rinnovabili e fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Questo webinar è organizzato da Fiera Agricola in collaborazione appunto con QualEnergia.it. Fiera Agricola che si svolgerà da 26 al 29 gennaio 2022 e nella sua 115esima edizione avrà e lancerà in maniera abbastanza forte, abbastanza decisa, il Salone delle Energie Rinnovabili in Agricoltura. Quindi ringrazio veramente Fiera Agricola per questa opportunità e ovviamente Fiera Agricola ha pensato di fare dei webinar, diciamo, introduttivi a quello che sarà il Salone delle Agroenergie. E uno di questi appunto è l'agrofotovoltaico, agrovoltaico in Italia, cos'è e quali sono le opportunità per il settore agricolo, cioè quali sono le linee guida. L'obiettivo è questo, di questa oretta insieme per capire appunto le linee guida, i criteri che vanno seguiti per combinare la produzione di elettricità solare con le attività agricole. Quali sono i mix di criteri che vanno adottati affinché un progetto fotovoltaico non entri in conflitto con le pratiche agricole? E quali sono le innovazioni tecniche, economiche e anche della stessa agricoltura per favorire questo tipo di progetti? Che ovviamente sono progetti abbastanza complessi, abbastanza particolari e anche molto nuovi. Per capire questa nuova idea di fare fotovoltaico in abbinamento all'agricoltura, ci aiuteranno Alessandra Scogliamiglio di Enea, che è coordinatrice del Task Force Agrivoltaico Sostenibile, Michela De Mofonti, che è la coordinatrice del gruppo di lavoro agrofotovoltaico di Italia Solare. Italia Solare è un'associazione di categoria appunto del solare, e Giovanni Simoni, amministratore delegato di Kenergia Group, che è un'azienda che da tanti anni lavora nel settore del fotovoltaico ed è molto interessata e coinvolta in sperimentazione di agrofotovoltaico. E una piccola introduzione per capire di cosa parleremo. Oggi abbiamo delle priorità chiaramente climatiche, ambientali ed energetiche. Ci servono degli obiettivi chiari e in questo webinar cercheremo di tenere a mente due pilastri che solo in parte si potranno sovrapporre, ma che sono entrambi essenziali: la necessità di produrre energia rinnovabile e di mantenere e qualificare la produzione agricola. Il fotovoltaico a terra, diciamolo subito, finora non ci ha tolto cibo, produzione agropastorale, e non lo farà neanche con gli obiettivi energetici e sulle fonti rinnovabili che ci siamo posti al 2030. Abbinare il fotovoltaico all'agricoltura deve essere e sarà uno dei tanti segmenti di mercato del fotovoltaico e neanche il più importante. I progetti che devono dare valore aggiunto all'imprenditore agricolo, questo è l'obiettivo. Altre soluzioni non dovrebbero essere compatibili e pensabili. Quando parliamo di agrofotovoltaico, dobbiamo fare riferimento a tante soluzioni tecniche, e tecnologiche per minimizzare il consumo di suolo agricolo. L'obiettivo è anche di rendere più redditizia l'impresa agricola e i suoi prodotti. In questi ultimi mesi si è parlato molto di agrofotovoltaico, agrovoltaico. E si sono tirati fuori parecchi numeri. È vero che in questa sede questi numeri lasceranno un po' il tempo che trovano, però non è di questo che parleremo, ma tanto per rassicurare anche il mondo agricolo, dobbiamo dire che se per assurdo volessimo realizzare sul suolo agricolo 30 gigawatt dei 43 gigawatt fotovoltaici che dobbiamo aggiungere al nostro parco solare, avremmo un'occupazione di suolo della superficie agricola italiana dello 0,2% e del 6,6% di quella non utilizzata. Ma diamo subito una notizia: non si faranno mai 30 gigawatt su terreni agricoli, così come non si farà mai il nucleare. Quindi mettiamoci tutti l'anima in pace su questo. Quindi
Non è nemmeno vero che destinando un po' di suolo agricolo al fotovoltaico spariranno i terreni da coltivare e accelereremo la perdita di biodiversità di questo paese, come si è sentito dire. Le questioni in questo caso sono altre. La domanda che forse dobbiamo porci quando parliamo di agrofotovoltaico è invece come potremmo utilizzarlo, semmai, questo suolo agricolo? Come proporre, dove è possibile ovviamente, un'equilibrata integrazione dell'attività agricola con la produzione di elettricità solare. Per questo non serve uno scontro tra questi due mondi che finora ancora non si sono parlati troppo e che si sono poco confrontati su progetti chiari di abbinamento tra energia solare e coltivazioni. Io mi auguro che in un prossimo evento sarà presente, sicuramente in fiera, sarà presente anche ovviamente il mondo agricolo a parlare di queste tematiche. Purtroppo ancora poche esperienze sono state fatte finora nel nostro paese e anche la normativa andrebbe un pochino definita e ben indirizzata verso questi interventi. La sfida, come ci diranno i tre relatori che abbiamo invitato al webinar, è quella di riuscire a combinare la produzione energetica, l'innovazione tecnologica, l'agricoltura, la conservazione del paesaggio nel rispetto delle comunità locali e delle loro attività, con i vantaggi per tutti, per tutte le parti. Quindi parleremo, cercheremo di avere una definizione condivisa di agrovoltaico, capire quali sono le normative, i principi da adottare per non far entrare in conflitto il fotovoltaico con la pratica agricola, cercare di capire quali sono i possibili pericoli di intervento, di progetti, per alcuni tipi di progetti. Chi deve lavorare su un serio progetto agrovoltaico, un lavoro di squadra, pensiamo all'impresa agricola, all'operatore fotovoltaico, l'agronomo. Quali sono i benefici economici e non di inserire su un terreno agricolo, per un'impresa agricola, degli impianti fotovoltaici? Ovviamente con tutti i vantaggi che poi i relatori definiranno e quindi anche definire quali sono le soluzioni tecniche, tecnologiche, le geometrie, le spaziature. Che tipo di pannelli usare, quali culture vanno bene, per quali sono più adatte. E possiamo dirlo anche qui, per quanto riguarda il fotovoltaico, un lavoro sartoriale, non è un lavoro standardizzato, è sicuramente complesso, ma anche per questo credo molto stimolante. Quindi servono tanti esempi da far conoscere, sperimentazione e anche progetti da replicare. E su questo appunto proveremo a dare in un'ora tutte le informazioni possibili, ma sicuramente avremo anche oltre occasione con Fiera Agricola, che ringrazio ancora per parlarne. Quindi adesso darei subito la parola ad Alessandra Scognamiglio dell'ENEA, della divisione fotovoltaico e Smart Devices del Dipartimento Tecnologie Energetiche Rinnovabili, che è anche coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile. Ok, Grazie Alessandra Scogliamiglio, 20 minuti scarsi. allora innanzitutto ringrazio Leonardo Berlen per l'invito e chiaramente Verona Fiere per l'organizzazione a questo evento che mi sembra estremamente importante in questo momento. Chiederei rassicurazione che si veda la mia presentazione, è visibile? È visibile? Sì. Ok, quindi il mio intervento è iniziale. Mi piace molto l'introduzione che ha appena tratteggiato Leonardo Berlen, perché penso appunto che proprio la prima cosa su cui capirci è che cosa è l'agrivoltaico, e fare immediatamente riferimento a delle differenze con l'agrivoltaico a terra, appunto in area agricola. Ora, sebbene non esista ancora una chiara definizione normativa di cosa sia un sistema agrivoltaico, ovviamente esiste una vasta letteratura sull'argomento. Pensiamo che i primi impianti, cioè il concetto di agrivoltaico addirittura è del 1981, quindi non stiamo parlando proprio di cose nuovissime, ma l'interesse verso questo approccio, che ovviamente è un approccio complesso perché coniuga due sistemi, quello fotovoltaico e quello agricolo, quindi questo approccio in questo momento riscuote molto interesse perché si capisce che questo può essere una strategia per superare appunto tutte quelle apparenti opposizioni di cui ha appena parlato Leonardo Berlen tra il mondo dell'agricoltura e quello del fotovoltaico, quindi questa competizione per la risorsa di uso suolo. Quindi in linea generale possiamo dire che i sistemi agrivoltaici sono dei sistemi integrati in cui ci sia fotovoltaico e agricoltura, quindi ci devono essere sostanzialmente due sistemi, il sistema fotovoltaico e il sistema agricoltura, in cui vi sia un doppio uso del suolo, e poi devono esistere delle sinergie
tra il sistema fotovoltaico e in qualche modo l'agricoltura, cioè queste due cose devono essere state pensate insieme. Quindi in particolare in questa foto si vede un esempio di un sistema agrivoltaico su vite e si capisce, si comincia a capire già da subito come un sistema agrivoltaico segua in qualche modo quello che già esiste dal punto di vista agricolo. Quindi se facciamo un confronto tra fotovoltaico a terra e agrivoltaico, io partirei da questa foto. Questa è quello che viene fuori se in Google si inserisce parco fotovoltaico. Un parco fotovoltaico è praticamente quasi sempre identico a se stesso, nel senso che il progetto di un impianto fotovoltaico di questo tipo, quindi a terra di grande scala, privilegia la componente energetica e quella del minimo costo, quindi le componenti energetica ed economica. Il disegno che viene fuori sostanzialmente è bene o male sempre lo stesso. Quindi fila di moduli fotovoltaici orientati est-ovest, che secondo l'emisfero in cui ci troviamo guardano il sud oppure il nord, e i moduli sono posti tra di loro a una distanza tale da consentire di non ombreggiarsi tra di loro e massimizzare chiaramente l'uso del suolo, quindi installare quanta più potenza possibile. L'altezza dei moduli fotovoltaici da terra è quel minimo che serve per consentire le operazioni che sono legate alla operatività e alla manutenzione del sistema fotovoltaico. Quindi sostanzialmente siamo di fronte ad uno schema spaziale di questo tipo. Quindi questa è l'immagine alla quale siamo abituati del fotovoltaico a terra, che appunto è quella ottimizzata. Anche quando pensiamo a un paesaggio che sia un paesaggio brullo, non particolarmente ricco, non particolarmente caratterizzato, è chiaro che il paesaggio è caratterizzato da una sua trama. Questa trama molto spesso in realtà è proprio data dal paesaggio agrario, quindi da tutto ciò che è presente e che possiamo chiamare in qualche modo agricoltura o vegetazione. Quindi questo paesaggio nel quale questo impianto fotovoltaico, come dire, è poggiato, io utilizzerei il termine proprio poggiato come se fosse un oggetto, in realtà ha un suo linguaggio che resta, al quale questo sistema fotovoltaico resta del tutto indifferente, perché appunto il suo obiettivo, l'obiettivo del progetto di questo impianto è massimizzare la produzione energetica con il minimo costo. Quello che viene fuori è un approccio di questo tipo. Vorrei dire che il semplice fatto di distanziare magari le file di moduli fotovoltaici in modo che sia possibile far crescere della vegetazione tra le file di fotovoltaico non è ancora un approccio soddisfacente per poter parlare di agrivoltaico. Quindi sì, è vero, esistono in questo momento diversi progetti anche in fase autorizzatoria in cui si parla di agrivoltaico, ma diciamo che finché questi due sistemi sono due sistemi attaccati l'uno all'altro, in qualche modo sovrapposti e non pensati insieme, dal mio punto di vista ancora non è possibile parlare di agrivoltaico. Se faccio lo stesso tipo di ricerca in Google, invece di inserire parco fotovoltaico inserisco paesaggio agrario, ovviamente ho un'immediata percezione dell'estrema variabilità di un paesaggio agrario. Quindi va da sé che quando vado a poggiare quel sistema che ho mostrato prima su paesaggi che sono molto diversi tra di loro, deve venire fuori qualcosa di diverso, cioè non potrà più essere lo schema standard, quello che utilizzo sempre per ottimizzare efficienza energetica ed efficienza economica. È importante anche dire che proprio nelle tracce del paesaggio agrario in realtà ho la possibilità anche di eseguire una progettazione che sia rispettosa del paesaggio, della tradizione del posto e di quelle comunità locali a cui faceva riferimento Leonardo Berlen, di cui il paesaggio altro non è che una possibile rappresentazione. Quindi che succede? Quelle file di moduli fotovoltaici a terra si modificano. Questo è un impianto agrivoltaico pionieristico realizzato presso La Réunion, quindi un'isola del Pacifico del Sud che appartiene alla Francia, un territorio ultracoloniale francese che è tutta un bene dell'UNESCO, dove c'è ovviamente una scarsità di terreni perché si tratta di un'isola per giunta vulcanica, quindi con pendii molto scoscesi, dove il terreno agricolo è veramente molto scarso. Quindi in realtà appunto la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra era sempre proibita, fino a quando questo imprenditore, appunto Aqua Energy, che è stato uno di quelli pionieri nel campo dell'agrivoltaico, ha mediato trovando questa soluzione che consentiva di adattare proprio queste strisce di moduli fotovoltaici alla orografia dell'appezzamento di terreno sul quale insiste l'impianto e poter piantare tra le file di moduli erba medica. Quindi l'erba medica era in grado di crescere tra i moduli fotovoltaici ed ha anche un alto valore di mercato essendo un'erba medicale. Quindi questa è una prima immagine di come è possibile cambiare quell'immagine, quell'approccio iniziale a favore di altre prestazioni che vanno in una direzione più ecologica, quindi meno monodisciplinare, energia economia, e invece aprono ad altre dimensioni.
Se già adesso, dove siamo, diciamo, quasi all'inizio della ricerca sull'agrivoltaico, in Google metto sistema agrivoltaico, comincio a vedere che si vede già una varietà delle soluzioni che sono proposte sul mercato e che sono implementate. Chiaramente si tratta in questi casi in linea di massima di sistemi sperimentali che sono stati realizzati proprio con uno scopo di conoscenza, capire come questo sistema che è fatto da fotovoltaico e colture si comporta nel suo insieme, però comincio a vedere certamente una varietà che adesso descriverò un po' meglio. Quindi, per esempio, i moduli fotovoltaici possono essere sollevati da terra per fare sì che le colture al di sotto di essi possano crescere. Possono essere orientabili in maniera che posso stabilire quant'è la parte di radiazione solare che voglio che arrivi sulle colture. Quindi comincia a cambiare la morfologia di questi impianti da quello che conoscevamo come fotovoltaico a qualcosa che stiamo cercando di definire e di disegnare, che è appunto l'agrivoltaico. Quindi questa è una possibile soluzione, ma diciamo che non è sorprendente che l'agrivoltaico debba essere così adattabile, perché in realtà i bisogni legati alle colture sono tanti. Quindi, per esempio, se prendo di riferimento una coltura come quella dell'uva, potrò vedere che innanzitutto ci sono diversi tipi di uva diversi. I metodi di coltivazione dell'uva possono essere molto diversi addirittura sullo stesso territorio nazionale. Se guardiamo le coltivazioni di uva tipiche in Italia, queste sono molte, ne ho selezionate due, Vitaffilone e Vitapergola Trentina. Quindi va da sé che tutti e due questi impianti agrivoltaici sono adatti sì alla coltivazione dell'uva, ma anche questi seguono morfologie differenti che si adattano proprio al metodo di coltivazione, che è anch'esso un'espressione della cultura, quindi è del paesaggio e delle popolazioni appunto locali. Poi c'è ancora spazio per altre variabili che sono legate al fatto che comunque ciò che produco in qualche modo va controllato, va raccolto, quindi ci sono tutta una serie di operazioni che sono legate all'agricoltura. Quindi qua si vede, in questa foto si vede semplicemente una persona che passa a controllare il raccolto. Per l'appunto, devo immaginare che tra le file di moduli debbano poter passare anche dei mezzi meccanici. Chiaramente più è sofisticata l'agricoltura, quindi più facciamo riferimento, più andiamo nella direzione della cosiddetta agricoltura di precisione, più ci serviranno anche dei sistemi a supporto di questa agricoltura di precisione, per i quali il fotovoltaico certamente può essere un'occasione. Quindi, volendo un po' ricapitolare qual è il potenziale per gli agricoltori di questo approccio, allora io terrei sicuramente di riferimento quello che è successo quest'estate in Sicilia. Sappiamo che la Sicilia è praticamente uno dei massimi produttori di ortaggi in Europa, in special modo per le raccolte di pomodori, e sappiamo che purtroppo anche le condizioni di lavoro non sono sempre, come dire, salutari anche per chi lavora in questi luoghi, perché il grosso delle coltivazioni avviene al di sotto di tunnel di plastica. Quindi questo con un grave, possibile danno ambientale, ma soprattutto anche con una difficoltà per gli operatori del settore, perché questi tunnel sono dei sistemi di protezione tutto sommato opplabili, quindi comunque non resistono al vento, per esempio, possono comunque non difendere le colture da fenomeni avversi come può essere il ghiaccio, e chiaramente nelle giornate di particolare calore non offrono una particolare protezione. Quindi in generale l'agrivoltaico può migliorare le colture in termini di controllo proprio delle colture, può fornire quindi un ambiente controllato, può fornire energia per adoperare sistemi di raffrescamento oppure di riscaldamento, può proteggere da pioggia, vento, grandine e quant'altro, e può evitare l'uso di plastiche se riusciamo a trovare delle soluzioni adeguate. E in generale possiamo dire che il fatto che ci sia un introito più o meno, no, diciamo un introito non fluttuante che deriva dal fotovoltaico, mette al riparo anche gli agricoltori dalle fluttuazioni invece dei prezzi appunto degli ortaggi, per esempio prodotti, che non sono soggetti a delle variazioni, diciamo in sé sono dei prezzi fissati al mercato e non sono sensibili in qualche modo ai fenomeni invece avversi che si possono verificare. Quindi in generale possiamo dire che può aumentare la resilienza dell'agricoltura. Ora passo ai temi appunto progettuali. Diciamo che il maggiore tema è quello del controllo della trasmissione luminosa. È chiaro, sia il fotovoltaico che le piante utilizzano la stessa parte di spettro della radiazione solare e quindi sono in qualche modo antagoniste. Quindi le piante hanno bisogno di sole, il fotovoltaico produce ombra. Quindi come la risolvo questa cosa? Chiaramente il tema progettuale principale è proprio questo, cioè come posso fare in modo che esista una sinergia che addirittura consenta un complessivo miglioramento della produzione delle colture. I dati che abbiamo finora degli impianti sviluppati in Italia sostanzialmente ci dicono che se è vero che durante le prime ore della giornata le piante subiscono una diminuzione dell'efficienza fotosintetica,
recuperano nelle ore calde del giorno e recuperano ovviamente anche quando in estate ci sia uno stress idrico, che è un'altra cosa molto importante nel nostro territorio, specialmente in Sud Italia, ma in generale in tutto il Sud Europa. Quindi un impianto agrivoltaico ben progettato rende anche più resilienti le colture, perché appunto sono in grado di resistere agli stress termici e agli stress idrici. Quali sono le tipologie? Ora esistono tipologie di colture completamente protette, come appunto sono le serre. Questa per esempio è una serra fotovoltaica alla Réunion, dove questo tipo di approccio ha consentito di avere una coltivazione di ortaggi per tutto l'anno, che era impensabile alla Réunion, che è soggetta a cicloni. E qui lo sviluppatore di fotovoltaico ha utilizzato un business model per cui sostanzialmente regalava queste serre all'imprenditore agricolo, prendendosi in cambio l'energia prodotta dal fotovoltaico e provvedeva a tutte le operazioni di manutenzione di queste serre, utilizzando anche proprio le superfici del fotovoltaico per agevolare la raccolta delle acque e consentire quindi un'irrigazione che di solito invece non avveniva, proprio perché questi terreni sono estremamente scoscesi, essendo un'isola tropicale, ci sono fenomeni di piogge monsoniche. Poi esistono sistemi fotovoltaici in piena area. Questo è uno dei primi realizzati in Italia, appunto da Rentec, dove vediamo quanto sia arioso, quanto sia poroso questo sistema rispetto a un sistema fotovoltaico standard. Esistono anche altre configurazioni. Questa, per esempio, è una proposta da Sanagri, che cercano di integrare appunto proprio i tunnel in plastica e il fotovoltaico. Quindi, come dire, questa necessità di regolare la luce e ottimizzarla per la crescita delle piante, senza ovviamente perdere di vista l'obiettivo di generazione energetica, dà luogo a molte configurazioni. Diverse configurazioni spaziali, cioè noi in Enea utilizziamo il termine poroso, diciamo gli impianti agrivoltaici sono porosi rispetto agli impianti fotovoltaici a terra standard, nel senso che lasciano uno spazio tra le file dei moduli fotovoltaici e sotto le file dei moduli fotovoltaici, in maniera non solo che le piante possono avere accesso alla radiazione luminosa, ma anche che appunto tra e sotto i moduli fotovoltaici si possano svolgere le operazioni che sono appunto connesse alle attività agricole. Quindi la prima variazione che è possibile immaginare rispetto al sistema standard è la variazione dello spazio tra i moduli e dell'altezza dei moduli da terra. Quindi, in linea di massima, i sistemi agrivoltaici sono un'altezza da terra maggiore dei sistemi fotovoltaici a terra e i moduli sono più distanziati. Diverse opzioni tecnologiche sono a supporto della scelta della configurazione ottimale. Quindi esistono sistemi agrivoltaici in cui i moduli fotovoltaici, quindi il sistema fotovoltaico è fisso e per esempio posso immaginare di variare l'angolo di tilt, quindi l'inclinazione al suolo. Qui vediamo dei moduli che sono messi in verticale e in particolare qui poi vengono usati dei moduli, come vedete, bifacciali, in maniera che questo sistema fotovoltaico possa accedere alla radiazione solare da un lato e dall'altro. Poi esistono sistemi a inseguimento, quindi i moduli fotovoltaici ruotano lungo uno oppure due assi nei sistemi più sofisticati. Questo fa sì sia che venga migliorata l'efficienza del sistema fotovoltaico, ma ci consente anche di controllare proprio l'ombreggiamento sulle colture. Quindi questo può essere un altro elemento che va appunto a vantaggio della coltura, quindi una funzione, multifunzione del fotovoltaico. Poi immaginiamo che i sistemi fotovoltaici hanno un inverter. Un inverter in linea di massima è anche un luogo, diciamo, dell'intelligenza, della digitalizzazione, quindi l'inverter costituisce l'occasione per equipaggiare questi sistemi con sistemi di monitoraggio e di controllo delle colture, quindi per andare appunto verso un'agricoltura di precisione. I moduli che vediamo in questa immagine sono per lo più tutti opachi, ma possiamo giocare su diverse offerte tecnologiche per i moduli, quindi possiamo andare da moduli fotovoltaici standard che sono del tutto opachi, fino a moduli semitrasparenti che possono essere studiati appositamente per le esigenze dell'agrivoltaico, fino a moduli molto speciali. Questo è il primo modulo prodotto specificamente per l'agrivoltaico, in cui c'è un meccanismo a microconcentrazione, a microinseguimento. In particolare qui ogni singola cella è in grado di inseguire il sole, o meglio la lente che c'è sulla cella è in grado di inseguire il sole e di appunto può essere controllata da un algoritmo che può decidere che cosa voglio ottimizzare, quindi la generazione da fotovoltaico oppure quella da fotosintesi. Quindi diciamo l'offerta tecnologica da parte del fotovoltaico è molto vasta in termini di sistemi, di moduli e di dispositivi. Poi credo che sia molto importante in generale, ma poi in particolare in un paese come l'Italia, che è caratterizzata dalla più alta densità di siti UNESCO al mondo, che individuiamo anche dei temi più generali. Quindi è vero, abbiamo energia più agricoltura, l'agricoltura in qualche modo è rappresentazione, è una parte del paesaggio, è una possibilità di lettura del paesaggio, ma andiamo a vedere anche altri possibili input. Allora, in questa slide ho messo insieme tre cose che mi sembrano importanti. Diciamo i pomodori come simbolo della produzione agricola italiana, che in
ambito europeo estremamente importante. Il fotovoltaico, perché i nostri obiettivi, di cui sicuramente parlerà dopo Michela De Mofunti, in campo di fotovoltaico sono estremamente ambiziosi. E però il terzo aspetto è proprio quello del paesaggio. Se non siamo in un paese qualunque, siamo appunto in un paese in cui il paesaggio conta. Quindi io penso che la vera sfida sia non solo mettere insieme energia e agricoltura, ma coniugare questo binomio nell'ambito di un dominio più grande che quello del paesaggio, che quindi porta questa sfida da un ambito soltanto tecnologico ed economico a un ambito invece culturale. Cioè, appunto, Leonardo Berlin parlava all'inizio di nucleare, ci piace rappresentarci come come abitanti, diciamo, di questo secolo con delle centrali nucleari oppure con degli impianti agrivoltaici ben disegnati. Penso che questo sia un tema importante. Quindi le persone, la percezione, secondo quindi la definizione della Convenzione Europea del Paesaggio, cioè il paesaggio è un territorio non in astratto ma così come è percepito dalle persone, sono sicuramente una sfida importante, cioè coniugare tutto questo anche con una trasformazione sostenibile del paesaggio. In questo il fotovoltaico è una tecnologia speciale, perché noi del fotovoltaico possiamo disegnare praticamente tutto, quindi possiamo, a differenza di altre tecnologie che tra virgolette sono poco disegnabili, se disegnabili si può dire, il fotovoltaico ha una flessibilità enorme, ce l'insegna anche tutta l'esperienza che è stata fatta nel campo del fotovoltaico integrato negli edifici. Quindi posso trasformare un tema unicamente tecnico invece in un tema progettuale, in cui appunto il fotovoltaico non è più sovrapposto al paesaggio ma è disegnato. Piccola digressione, il nostro paesaggio agrario che ci piace immaginare bucolico, in Sud Italia invece è questo, quindi è un oceano sconfinato di tunnel in plastica che attraverso le tecnologie agrivoltaiche sarebbe possibile trasformare in qualcosa del genere. Quindi penso che questa sia anche una bella opportunità ed una bella sfida. Qual è il nostro sforzo all'Enea per chiudere? Ovviamente da queste quattro cose che ho detto si capisce molto bene che siamo di fronte a un tema innanzitutto multidisciplinare, ma io direi proprio transdisciplinare, neanche soltanto multidisciplinare. E direi che un'altra caratteristica importante è quella che mette insieme stakeholders molto diversi. Quindi per esempio adesso stiamo parlando in un ambito agricolo, dell'agrivoltaico, ne potremmo parlare anche in un ambito energetico. Quindi è importante, come dire, mettere tutto a sistema. Io dico unire puntini che poi la visione che utilizziamo appunto in Enea. Quindi il nostro sforzo all'Enea è stato innanzitutto di dotarci noi di un minimo di struttura, quindi di operatività rispetto a questi temi che sono così tanto a cavallo di diverse discipline, per cui abbiamo messo insieme competenze del nostro Dipartimento Tecnologie Energetiche Rinnovabili e del nostro Dipartimento Sostenibilità e abbiamo messo su quella che chiamiamo Task Force Agrivoltaico Sostenibile. Ci teniamo a che sia agrivoltaico sostenibile, perché agrivoltaico lo stiamo cominciando a studiare adesso, quando è praticamente già una parola abusata, perché è stata utilizzata in moltissimi casi senza che poi in realtà le soluzioni proposte avessero nulla a che fare con l'agrivoltaico. Quindi noi siamo un gruppo di persone che hanno un background in diversi tipi di discipline, quindi dall'architettura ai sistemi informativi geospaziali, l'ingegneria, le scienze ambientali, l'agronomia, la biotecnologia, in realtà ciascuno di noi già con un profilo interdisciplinare e quindi ci siamo messi, diciamo, a supporto di questa tematica sostanzialmente, anche con l'interazione con alcune realtà aziendali che hanno particolarmente caro il tema dell'innovazione, con le quali immaginiamo di poter sviluppare alcuni progetti appunto innovativi. Poi abbiamo lanciato ad aprile insieme ad ETA Florence la rete nazionale per l'agrivoltaico sostenibile, che adesso ha oltre 240 aderenti, quindi l'obiettivo era quello intanto di cominciare a fare sistema con l'idea di uno sviluppo di un parco agrivoltaico diffuso, quindi come dire una serie di esempi sul territorio nazionale ben conosciuti, ben documentati appunto a supporto dell'implementazione di questa tecnologia. Quindi gli aderenti sono sia istituzioni, uffici periferici, autorità locali chiaramente, ma anche associazioni di categoria, per esempio Italia Solare, o anche aziende appunto che energia per esempio, insieme ad università e organismi di ricerca. Quindi il nostro obiettivo è produrre conoscenza e fare sistema su questo tema per mettere a punto delle buone pratiche appunto per l'agrivoltaico sostenibile. E con questo avrei concluso. Grazie Alessandra Scognamiglio, ottima presentazione che ci ha consentito veramente di introdurre l'agrivoltaico o agrovoltaico, agrofotovoltaico, molto utile, spero anche di avere la possibilità con Quale Energia .it, ma anche le testate di informazione energetica, ma anche di altri settori, anche del settore agricolo, di avere informazioni sui progetti in Italia, perché spesso
poi ce ne darà anche qualcuno Giovanni Simoni, ma comunque facciamo sempre riferimento a tante sperimentazioni, a tanti lavori che vengono fatti nel Nord Europa o negli Stati Uniti. Quindi è importante anche avere informazione di quello che si fa in Italia, perché poi può in parte diventare, tutte queste cose possono diventare replicabili.